No, non ci siamo. Prima mattina, tante ore di volo, poche ore di sonno, la sveglia col piso più forte del normale. Qual è il segreto di Poggio nel produrre la saliva di prima mattina? Butto il dentifricio mentre mi lavo i denti. Il dentifricio mentre mi lavo i denti. Let's go. Andiamo in palestra? Stamattina il programma prevede palestra, pomeriggio allenamento in acqua. Zazza invece già in acqua, è invertito rispetto a noi, farà prima l'allenamento in acqua e poi palestra. Sai, gli artisti sono sempre abbastanza particolari, vanno capiti. Una cosa buffa di questo villaggio, di questo camp preolimpico, è che condividiamo il campus con gli studenti universitari e hanno predisposto questo corridoio dove appunto gli studenti possono camminare senza incrociarci, perché comunque la situazione Covid qui è abbastanza fuori controllo, quindi siamo gli appestati. O loro sono gli appestati. Qua le cornacchie sono grandi come pterodattili, dei versi raccapriccianti, prima di passare in mezzo a una giungla. Qui invece stanno allestendo quello che sarà il campo di allenamento per la scherma, perché fra qualche giorno condivideremo il campus con la nazionale italiana di scherma. Abbiamo finito di fare palestra. Oh, la mascherina, cavolo. Ora Pippo, che è un atleta serio, andrà a nuotare. Io lo guardo. Non mi guarda nemmeno, va a letto diretto. No, vengo a guardarti. Solo perché c'è Zaza. Un'università sperduta in Giappone abbia questo genere di location e di impianti, fa rosicare parecchio. Però dai. E adesso diretti in piscina, perché c'è da sciogliersi un pochino. Vi portiamo in piscina. Ora rubiamo la GoPro a Zab. Andiamo a farci un giretto. Altro che vlog. Siamo qua alla Wasada University. Ecco qua Zab. E abbiamo rubato la GoPro. Saluta a casa, Manuel.
Sensazioni di questo primo giorno di allenamenti? Marzo. Saponette nelle mani.